La notizia più importante è di cronaca, una notizia arrivata da pochissimo in redazione che riguarda quello che quasi certamente sarà un nuovo caso di femminicidio. Infatti una donna di circa 66 anni è stata trovata senza vita nella tarda mattinata proprio nella sua abitazione, che si trova nella contrada Verratti di Casoli. Irreperibile al momento il marito, la coppia sarebbe appunto inglese, anzi è una coppia di inglesi che si trova proprio a vivere in questa località della provincia di Chieti. Poco fa ha raggiunto anche il luogo dove è avvenuto questo omicidio, ormai di omicidio possiamo parlare, la nostra collega Gioia Salvatore, alla quale chiedo subito aggiornamenti al telefono. Gioia, buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio a te, direttore. Sì, aveva scelto di vivere a Casoli, però non è stato così per questa donna, presumibilmente inglese, comunque straniera, di età intorno ai 60 anni. È stata un'amica questa mattina che è venuta a cercarla, la cercava da qualche giorno, però poi non ha avuto risposta. Queste sono alcune informazioni così ricostruite, e poi si è messa ad urlare questa amica di questa donna per tutta la contrada, e sono stati allertati i carabinieri. Sul posto ora c'è il procuratore Mirvana Di Serio e ci sono i carabinieri che ci hanno fatto allontanare, perché stanno ancora recintando tutta l'abitazione. Che dire, ancora un dolore per Casoli. Ricordiamo che a febbraio c'è stato un altro femminicidio, no? È stata uccisa Cesira Bambina Damiani, che è stata uccisa dal figlio che è imputato. E ancora questo risveglio con un forte fatto di cronaca. Le notizie sono ancora poche, perché appunto i carabinieri sono qui sul posto e per il momento, nonostante tutta la presenza di noi giornalisti, ci stanno tenendo un po' distanti proprio dal luogo dove si è verificata questa tragedia. Il sindaco ci ha contattato, ci ha detto appunto Massimo Tiberini, che è sconvolto per questo episodio ennesimo che turba la serenità di una comunità come quella di Casoli. Gioia, si cerca il marito, al momento irreperibile, mi confermi questa notizia? Sì, è irreperibile il marito, però ripeto, sono notizie che ancora dobbiamo verificare non appena che carabinieri ci daranno modo di avvicinarci. Ecco, però l'elemento che tu ci hai dato, e con questo ci salutiamo, poco fa, è molto importante, perché potrebbe trattarsi di un omicidio addirittura avvenuto un po' di tempo fa, perché può essere, perché se la donna non dava notizie di lei e è stato scoperto il corpo soltanto da una vicina questa mattina, probabilmente se il marito fosse in qualche modo coinvolto avrebbe avuto anche il tempo per poter allontanarsi. Ripeto, questa notizia comunque la dobbiamo ancora verificare. Certo. Ecco, è un si dice che dobbiamo verificare, come sempre ovviamente. Grazie, allora appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG8 per questo fatto grave di sangue che si è verificato, che noi vi stiamo appunto raccontando qui in diretta con la nostra inviata.